Da oggi si procederà all'inversione dei sensi unici di marcia della via Roma e della via Madonna del Paradiso. Previste inoltre alcune modifiche dei sensi di marcia nelle vie collaterali. Installata nella piazza Madonna del Paradiso invece una piccola rotatoria che sarà percorribile solo in senso antiorario. Come si stanno trovando i cittadini con il cambiamento? Allora, c'è un pochettino di confusione, ma è accettabile, visto e considerato che le persone sono molto abituate, osservano poco. Sono abitudinarie nella loro routine. Sì, e non osservano per niente, né la segnaletica, né il flusso delle autovetture, quindi per questo... Mi viene spontaneo girare dove hanno girato sempre. Sì, sì, infatti vede. Quindi non si è resa conto che stavano venendo le macchine da quest'altro lato? Io penso che sia una questione che va sbrigata nelle prime 48 ore, ecco. Dopodiché si abituano come sono abituati negli altri corsi. C'è molta disponibilità dei cittadini a non creare, diciamo, disagi, niente di... Però vi piace di più? Oppure... No, onestamente non cambia nulla, non cambia nulla. Per me è un disagio perché c'è uno studio medico qui, perché credo che sia un disagio. Dopo tanti anni abituato, ora vediamo questa novità che succede. Salve, voi come state vivendo il momento del cambiamento da parte delle persone? Abbastanza tranquillo. Hanno compreso? Secondo me erano già preparati. Alcuni? La maggior parte. La situazione è migliore di quella che ci aspettavamo. Anche lei vede la situazione positiva? Ma certo che è positiva. Senta, ma questo cambiamento cosa comporterà? Innanzitutto comporterà uno snellimento del traffico veicolare, che prima si convogliava tutto sulla via Madonna del Paradiso e ora viene diviso nelle due arterie. Chi viene da via Marsala troverà il transito diretto per venire qua direttamente al centro e non prima, che prima doveva passare dalla via Centro Sansone, che era una strettoia. E quindi questo è già un po' un controsenso. Era un controsenso, anche perché originariamente già esisteva questo tipo di situazione che abbiamo attuato ora. Poi è stato modificato per questione non lo so di che cosa. Quindi adesso praticamente si arriva da quell'altra strada, per andare via si va via da questa che prima invece non si poteva. Esatto, sì. Quindi il contrario. Di fatto non è cambiato molto, nel senso che è cambiato tutto dal punto di vista, diciamo, organizzativo e di facilità di percorso, però non è così tanto difficile, perché si tratta solamente di cambiare una strada con un'altra, forse con la più naturalezza. Esatto, era una questione, diciamo, chiamiamola di estetica di circolazione, perché provenendo dalla via Marsala anche una persona che viene da fuori trova naturale andare dritto per la strada che deve andare. Infatti a fare. Per me era strano che ogni volta dovevo girare per venire a lavorare qua. Questa, diciamo, è una prima modifica, perché poi verranno fatte delle successive modifiche sulla via Cusmano e la via Mazzarino, che verranno, diciamo, alternate queste due arterie, che sarebbero delle arterie, quelle che sono a monte della via Madonna del Paradiso, queste verranno invertite in due sensi unici, in modo anche lì da dividere il traffico in queste due arterie principali. Si deve vedere com'è, ma non tanto di sbagliare, perché penso che c'è sempre un limite. Per ora ci sono i vincoli. Giusto. Però vediamo come va, se realmente funziona il senso unico, se si riesce a smaltire il traffico, si deve vedere, si deve provare ancora. Il senso cambiato di marcia, le è piaciuto? Per me bene. Non ha trovato problemi? No, tranquillo. Il traffico che c'era precedentemente in via Roma non hanno fatto altro spostarlo nella via Madonna del Paradiso, perché il problema non è invertire il senso di marcia, il problema è nella piazzetta della via Madonna del Paradiso, perché c'è troppa confusione, perché ci sono cinque traverse, la ferrovia, la via Calatafim, la via Padre Giacomo Cusumano, che ostruiscono il traffico, perciò non hanno fatto che altro danneggiare più che altro a noi, perché c'è una confusione totale. Buongiorno, il traffico deviato cambiando i sensi di marcia, come li giudica? Ancora in assestamento, non è che bastano due di giovani a cavo, non è che se stessa la... Ma lei riteneva andava fatto? Ma io sì, come era l'antica prima. Normalissimo. Uno fa bisogno di giocare a fare 20 km per andare a Bani, ma che cos'è?
Lei cosa avrebbe fatto? Il sistema Cianestino era buonissimo, buon cittadino. Oh, con cancello senza uno, chi ci cancia? Chi ci cancia? Però se parlate in centro. Prego, certo. Io sono di un parere che la via Cusmano deve farla a senso unico e poi via Gessai e via Mazzarino e collegavano la via Roma. Io dico così, perché la via Cusmano non si può più, Enzo, c'è un casino.